Bene, grazie allora dottor Marco Ergoni, passiamo al prossimo relatore, che mi ha un po' sconvolto con questo titolo prevenzione e ancora con questo titolo l'etica in odontoiatria compresa tra micro e macro predatori. Vi anticipo quello che ho cercato di capire, spero di aver capito bene. Comunque la carie, le paradentite e le altre patologie della bocca restano ancora sempre ben rappresentate nel mondo della cosiddetta civiltà evoluta, a causa di più fattori concorrenti come possono essere quelli sociali, culturali, comportamentali e mentali, che invitano a pensare come il fatto di ammalarsi non sia sempre un destino ma piuttosto una conseguenza delle nostre azioni e delle nostre missioni. Ecco che allora il micropredatore, per il microscopico germe al quale viene attribuita la patologia locale, in realtà diventa il solo esecutore finale di una sentenza che ciascuno di noi può scrivere o non scrivere a seconda del fatto che si attenga o non si attenga a certe regole di comportamento riguardo alla salute. Detto questo, non possiamo non rilevare come l'accostamento dell'etica degli odontoiatri alle attività dell'ISTE rappresenti sicuramente un fatto singolare e curioso. E sentiremo ora come il dottor Alessandro Miranda svilupperà questo argomento inserendolo nell'ambito della nostra realtà attuale, di mondo civilmente più evoluto, nel quale le malattie infettive si sono in gran parte sostituite per le biologie metaboliche. Grazie, dottor Miranda. Grazie dottor Petrossi, capisco il rischio di invitare un medico che si occupa di un terreno come il di ambiente, però spero di stimolare la vostra curiosità e forse troverete anche delle attinenze. Dunque, ringrazio tutti voi di essere qualcuno andato via, perché ovviamente siamo andati un po' avanti con i lavori e quanto interessante è che sono questi stanchi. No? Ringrazio chi mi ha invitato, il professor Pedubini e l'amico Dario Bossi, in carica di organizzatore dei convegni. E il titolo, come diceva il dottor Petrossi, è un pochino strano, ma poi lo svilupperemo e cercherò di spiegarlo bene. Prima però voglio comunque due parole sull'ISTE. L'ISTE, innanzitutto io credo molto nell'ISTE e credo che abbia un importante futuro e ha due grandi meriti. Uno è quello di ricordare una figura straordinaria che ci manca, è quello del professor Lorenzo Tomatis. L'altro grande merito è quello di occuparsi di ambiente. Allora, voi tutti sapete che l'ambiente è uno dei determinanti più importanti nel condizionare la salute delle persone e si evidenzierà anche dalla mia relazione. Poi, come ordinista, essendo consigliere dell'Ordine dei Medici di Udine, mi preme anche ricordare che l'ISDE ottempera pienamente l'articolo 5 del codice di deontologia medica, che è quel codice che, non siamo tutti medici qua, ma è quel codice che ci dice come dobbiamo comportarci con le persone e professionalmente. Dunque, ottempera in pieno l'articolo 5, che è il titolo di educazione alla salute e rapporti con l'ambiente. Di questo articolo io ho messo in evidenza alcuni termini, in verde, perché richiamano quelli che sono i determinanti più importanti nel condizionare la salute delle persone. I determinanti sociali, culturali, comportamentali e ambientali. Vediamo un po' di dati. Io tutto quello che vi racconto è supportato da dati, come hanno fatto i miei colleghi prima. Vediamo dati del professor Marmot, che da 40 anni collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vedete che i fattori socio-economici e gli stili di vita incidono per il 40-50%. L'ambiente per un 20-30%, la genetica per un 20-30% e in basso, per ultimo, i servizi sanitari. Allora, è evidente la sproporzione di investimento, di tempo, di energie, di spese economiche che si danno alle spese sanitarie. Sappiamo tutti quanto incide sulla collettività la spesa sanitaria. Negli Stati Uniti si parla del 17% del PIL, da noi è il 7-8%, ma è una spesa in continuo aumento. Ma quello che è paradossale è che di questa spesa sanitaria solo lo 0,8%, forse qualcosa di più, è riservato alla prevenzione primaria, che è il tema di questo convegno, e che tutti sanno, anche i bambini, che conviene investire in prevenzione primaria perché costa relativamente poco e rende tanto. Prima il professor Cherubini ha tirato fuori dei dati comunque che si riguardavano appunto alle spese
gli investimenti in spese sanitarie, è stato calcolato che spendere un miliardo, investire un miliardo in prevenzione primaria in 10 anni porta a un risparmio di 3 miliardi di euro. E invece si continua a investire in esami diagnostici mirabolanti, si continua a investire in trattamenti terapeutici miracolosi, e tutto questo ce lo dice anche l'OMS: investire in sanità oltre un certo limite non porta più salute. Ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo viene taciuto. E le conseguenze quali sono? Anche qua ho delle diapositive che già i miei relatori prima hanno già esposto, mi ripeto. Andiamo a vedere l'aspettativa di vita. L'aspettativa di vita negli ultimi 50 anni è aumentata, non in maniera incredibile, ma penso che sia anche fisiologico, non arriveremo mai a 120 anni come promesso. E vedete che comunque negli ultimi anni non c'è questo innalzamento così importante. In certe zone degli Stati Uniti stiamo assistendo a una riduzione dell'aspettativa di vita. Ed è magari 30 secondi per riassumere la storia dell'aspettativa di vita, che credo che sia istruttiva, perché l'aspettativa di vita ha subito il primo grande innalzamento quando è stato scoperto il ruolo dei micropredatori, e comincio a collegarmi al titolo, cioè i germi. Scoperto il ruolo dei micropredatori, si è fatta la cosa più saggia che si poteva fare: si è investito per cercare di migliorare le condizioni di vita delle persone. E dunque si è investito in che cosa? Non nei medici, si è investito nelle reti idriche, l'acqua potabile, la fognatura. Per noi è normale avere le fognature, ma se noi potessimo tornare indietro di 150 anni e fossimo a Londra o a Parigi, la cosa che ci colpirebbe di più sarebbe la puzza, perché era tutto a cielo aperto, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. Poi si è investito nella salubrità delle abitazioni e quant'altro. E tutto questo ha fatto sì che alla fine dell'Ottocento, più 1900 circa, l'aspettativa di vita abbia fatto un grande balzo in avanti. Il secondo balzo in avanti è stato quando sono stati scoperti gli antibiotici. Questi sono i due momenti importanti per l'aspettativa di vita. Ma il dato più sconvolgente, che è già stato presentato, è che è sconvolgente perché non viene raccontato, non viene narrato. L'aspettativa di vita sana si sta riducendo. E su questo occorrerebbe veramente riflettere. Intanto ci propongono di andare in pensione all'età più elevata, cioè l'aspettativa di vita non aumenta più di tanto e si riduce l'aspettativa di vita sana, come andremo a lavorare, che forza di lavoro avremo, quanto efficacia o efficienza efficace. Allora termino la prima parte con lo introdurre liste e riassumendo la storia delle malattie dell'umanità. E che da 150 anni si sono ridotte in maniera, nel mondo sviluppato comunque, le malattie trasmissibili, quelle da micropredatori, e sono aumentate le malattie metabolico-degenerative, che sono l'espressione della modernità, sono l'espressione della civiltà produttivo-consumistica, sulla quale tra poco tornerò. E allora torniamo al titolo di questa premessa. Io starò nei tempi come i miei relatori, per rispetto di chi ci ascolta. Allora, cosa ci fa un dentista, un medico che si occupa di odontoiatria, un convegno dell'ISDE? Uno, ci vuole un approccio multidisciplinare per capire che succede nel mondo. Secondo, i dentisti da sempre si occupano di prevenzione primaria e funziona benissimo. Allora, l'ISDE si occupa dei problemi della modernità, dell'inquinamento. Noi ci occupiamo delle malattie dell'antichità, quelle da batteri. Le malattie della bocca sono fondamentalmente due: la carie, che sapete tutti cos'è, e le paradentiti. La carie è la malattia dei denti, la paradentite è la malattia, quella chiamata piorrea, la malattia del supporto dei denti. Sono tutte e due malattie date dai batteri. Senza batteri non c'è malattia, o quasi, ma comunque non c'è malattia. Sono queste due malattie condizionate dai determinanti sociali, culturali e comportamentali, quelli che abbiamo visto all'inizio essere più importanti nel condizionare la salute delle persone. Sono malattie sociali, colpiscono la gran parte della popolazione e dunque costano. Le malattie di cui si occupa l'ISDE, quelle della bocca, non sono sempre un destino, anzi, non sono quasi mai un destino. E inoltre, e torniamo al titolo,
sono determinate, o comunque sono sostenute, tutte queste malattie da inquinamento e malattie della bocca, sono sostenute, sottolineo sostenute, dai macropredatori. I macropredatori chi sono? Sono quelli che agiscono in nome della massimizzazione del profitto, poi vedremo, avete già capito chi sono. Agiscono in nome di una crescita infinita in un sistema che comunque è finito, nel senso che ha risorse limitate. Sono quelli che agiscono in nome del PIL, ma il PIL non calcola il benessere, il PIL calcola il bene avere, e il bene avere è solo uno dei componenti del benessere. Adesso con il suo margine non c'è il no? È quello che è tutto scelato. Ecco, non so più il nome. Io avevo visto che comunque si parlava di benessere, no? Che è un concetto chiaro per capire il mondo, quello del benessere, perché il benessere, dico solo due parole, è caratterizzato da diversi domini. E per raggiungere il benessere occorre dare la giusta allocazione temporale e valoriale di questi domini. E cito Adam Smith, perché Adam Smith è noto, il padre dell'economia classica, è noto per il concetto della mano invisibile che tutti conoscete, che è il motore che guida l'economia, il mercato. Ma Adam Smith era un professore di filosofia morale. E Adam Smith ha detto un'altra cosa, che anche questa è una di quelle verità nascoste che non viene mai raccontata. Adam Smith diceva che ricercare la massimizzazione del profitto è un grande inganno, sono parole di Adam Smith, appunto per i concetti che vi dicevo prima che caratterizzano il benessere delle persone. Allora, torniamo ai macropredatori. Allora, i macropredatori sostengono un modello sociale che è caratterizzato dalla iperproduzione del turboconsumismo, e l'iperproduzione del turboconsumismo determinano degli effetti collaterali. Un effetto collaterale, ad esempio, riguarda l'ISDE, che è quello che gli economisti chiamano le esternalità negative, in parole povere, inquinamento. Un altro effetto collaterale si ha nel momento in cui la salute viene trasformata in merce, e dopo vedremo perché e come. Nel momento in cui la salute viene trasformata in merce, si ha una trasformazione antropologica, nel senso che le persone non tutelano tanto la salute, quanto acquistano salute, e dunque io perdo un dente che mi frega andare lì a salvaguardarlo, ho l'impianto che mi salva la situazione, perché ragionano così, perché sono condizionati, perché si parla solo di impianti, o l'obesità diventa grasso che mi frega, io continuo a mangiare male, tanto ho la chirurgia che mi toglie il grasso in eccesso, così ragionano in America, per poi tornare appunto a capo. E ci sarebbero qualche altro esempio da fare. Io adesso non vi presento un sito inquinato, però vi presento una persona inquinata. Allora ho detto prima, malattia sociale. Colpisce quasi tutti, non ovviamente in maniera così drammatica. Però io quando ho un paziente così davanti a me, io non penso a cosa posso fare per lui. La prima domanda è, come è potuto accadere, prima di dire cosa posso fare per lui? Allora, la risposta solitamente, anche le istituzioni ci dicono, è una questione economica. È anche una questione economica, ma non è la risposta esatta, perché bisogna andare in profondità e capire cosa è successo. È un problema culturale. Noi siamo un paese in profonda crisi culturale. Siamo uno dei paesi d'Europa dove si legge di meno. Siamo il paese dove le persone stanno più tempo davanti alla televisione. Siamo uno dei paesi al mondo con la più bassa percentuale di comprensione di un testo scritto, dunque è una vera e propria crisi culturale. I dati ISTAT ci dicono, più è bassa la scolarità, maggiore l'incidenza delle malattie della bocca, più è bassa la scolarità, maggiore la spesa pro capite del dentista, e questo riguarda comunque anche altre malattie. Allora, il problema è il problema qual è? Avete capito? È una questione di assenza di informazione efficace, non di informazione, perché l'informazione c'è, siamo bombardati, ma l'informazione deve essere efficace. Senza informazione efficace non si ha quello che si chiama la conoscenza consapevole, e senza conoscenza consapevole non si ha la corresponsabilizzazione.
Cioè, per tutelare la salute c'è un elemento che è fondamentale, che si chiama corresponsabilizzazione. Due diapositive che ci provano quanto appena affermato. In questa vediamo, le persone sono dati Eurisco, sono recentissimi, si ha difficoltà a trovare dati recenti. Se ne parlava prima, non si fa più monitoraggio. Io non riesco a trovare dati recenti, però sono sempre validi anche questi. Le persone sono consce che la salute è importante. Cosa fanno? Aumenta il ricorso a indagini diagnostiche e aumenta il ricorso a trattamenti sanitari. Vabbè, qua ci sarebbe qualcosa da discutere, ma la cosa sconvolgente è questa: che le persone, nel momento in cui sono sane, si attivano sempre di meno a mantenersi sane. E questo è un dato sconvolgente. Manca la corresponsabilizzazione e avviene il fenomeno della delega. Io delego all'esperto, al mago. Stiamo entrando in una società medicalizzata. Chi conosce Ivan Illich aveva scritto 30 anni fa in Nemesi Medica. Allora, adesso, fino adesso abbiamo visto la trasformazione antropologica delle persone, andiamo a vedere quello dei medici per poco. E parto molto da lontano, parto dall'articolo 32 della Costituzione, mi interessa la parte in verde. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività. Allora, io mi chiedo, di fronte a tutte queste malattie dovute all'inquinamento ambientale, dove sono le istituzioni? Di fronte alle malattie dovute alla cattiva alimentazione, dove sono le istituzioni? E per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'irrisolto problema delle malattie della bocca, per quanto migliorato, dove sono le istituzioni? Chiaramente io posso rispondere per quello che è la mia competenza da un quarto di secolo di esercizio della disciplina nutriatrica. E allora, se qualcuno ha fatto sì che la salute della bocca degli italiani migliorasse, questo è dovuto ai dentisti, ma non a tutti i dentisti, ai dentisti virtuosi, perché esistono medici virtuosi e medici non virtuosi. Chi sono i medici virtuosi? I medici virtuosi sono quelli che promuovono la prevenzione primaria, quella di cui abbiamo parlato oggi, e sono quelli che attuano la prevenzione secondaria e terziaria. Questi sono i medici virtuosi. Però non basta, perché per tutta una serie di motivi che adesso non possiamo analizzare, non tutti vanno al dentista e non tutti vanno dal dentista virtuoso. Il risultato qual è? Che solo il 15%, forse il 20% della popolazione utilizza il filo interdentale. Allora, questa non è una stupidaggine, il filo interdentale. Non utilizzare il filo interdentale significa non rimuovere i batteri da 2 quinti della superficie. Abbiamo detto all'inizio che la causa della malattia sono i batteri. Se non eliminiamo i batteri, viene la malattia, a meno che uno non sia fortunato. Qualcosa succede, o perde osso o si cade il dente, con costi economici elevatissimi. E se posso fare una analogia, noi le patologie le vediamo quasi sempre fra i denti, perché tutti più o meno usano la spazzolina. Ma il filo è un grande mistero. Se posso fare un'analogia, che penso che colpirà molti, è come se noi arrivassimo la sera a casa, mangiassimo come di solito in un piatto, dopodiché lavassimo, lavavamo il piatto a metà. Nella metà del piatto dove sono gli insetticidi, i batteri cominciano a proliferare, con le conseguenze che potete immaginare. Allora, per dare queste informazioni basta un po' di fantasia, impegno. Pazienti che attuano queste misure in pratica non si ammalano, a meno che non avessero delle patologie prima. Questi pazienti spendono dal dentista meno che da andare alla parrucchiera di un anno. Sono pazienti virtuosi, però occorre raggiungerli e informarli, ed è faticoso e impegnativo. Chi è il medico non virtuoso? Il medico non virtuoso è anche, non solo, il prodotto dell'azione del macro predatore. Come avviene questa trasformazione del medico? Allora, i guai cominciano nel momento in cui il capitale, avete capito che è mago predatore, il capitale o chi per lui ha deciso che quello della sanità è un mercato potenzialmente infinito. E qui cominciano i problemi. Perché è un mercato potenzialmente infinito?
Perché è facile indurre i bisogni quando si parla di salute. Il sentimento umano che più condiziona le persone è la paura, si utilizza anche in altre circostanze. Il secondo sentimento umano che più condiziona le persone è la speranza. Pensate quanto è facile indurre al consumo di sanità, si chiama disease mongering, cioè si creano malattie e malati per incrementare il mercato. E questo i grandi capitali lo sanno, infatti il nostro primo ministro, Dante Rusconi, ha detto investite in sanità, perché sa quello che dice, investite in sanità, questo è il business, non cercate di migliorare la salute delle persone. Allora, poi per sviluppare il concetto ancora del macro predatore della trasformazione antropologica del medico, vuole fare anche un'altra premessa, ci arriviamo alla fine. Il rapporto fra medico e paziente è una relazione unica e irripetibile, perché è caratterizzata dalla complessità. Ed è un rapporto che è caratterizzato dal conflitto di interessi, ma è normale che ci sia conflitto di interessi, perché gli interessi del paziente e del medico non sempre collimano e sarà sempre così. Potenzialmente questo conflitto di interessi può aumentare in quale circostanza? Ma solo potenzialmente, poi i fatti sono diversi. Potenzialmente può aumentare quando il medico, oltre a avere un ruolo professionale, è anche un libero professionista, perché a quel punto ha un ruolo professionale, e professionale significa per me professare il bene degli altri prima che il proprio. Un ruolo imprenditoriale, perché ovviamente ha un rischio di impresa e deve anche agire in modo imprenditoriale. Se agisce secondo quelli che sono i dettami dell'economia classica, cioè la massimizzazione del profitto, e questo può essere un problema. La realtà però è questa, che quasi sempre prevale il ruolo professionale. Perché? Perché resta un rapporto fra persone. Le cose cambiano quando medico e pazienti diventano numeri. E diventano numeri quando? Quando prevalgono le politiche sanitarie e economicistiche. Economicismo significa la prevalenza degli aspetti economici su tutte le altre ragioni. Ed è quello che sta accadendo, sia nel pubblico che nel privato. Nel privato, un classico esempio di disfunzione della sanità è la Lombardia. Perché la Lombardia è nota a tutti per le eccellenze, dove ci sono le eccellenze effettivamente. Ma la Lombardia, dove sono entrati i grandi capitali nella sanità privatizzandola e convenzionandosi, è una delle regioni con la più alta percentuale di scandali sanitari. Il più noto è la Santa Rita, ma ce ne sono tanti altri, c'è la clinica Humanitas, interventi su cuori sani. La Lombardia ha tanti centri di cardiochirurgia come tutta la Francia, e dovremmo pure far lavorare questi cardiochirurghi in qualche maniera. Io ho cercato di spiegare il titolo in termini generali, adesso lo dico in maniera specifica per quanto riguarda la disciplina odontoiatrica, perché anche noi stiamo assistendo a un cambiamento. Il cambiamento è questo, che allora il titolo è Etica dei dentisti compressa fra micro e macro predatori, perché il dentista da una parte deve combattere i batteri, che con diverse modalità, e dall'altra però è sempre più condizionato dai macropredatori, che sono questi capitali che stanno entrando nel mondo sanitario odontoiatrico. Sono i low cost e i franchising, dove uno pensa di fare un affare. Da noi sono da pochi anni, e dunque come ordinista potrei dire qualcosa che non lo posso dire, ma noi andiamo a vedere le esperienze degli altri paesi, dovrete vedere cosa è successo. In Spagna sono presenti questi grandi capitali da un po' più di 10 anni. Il risultato qual è? Il risultato è che il 70% dei contenziosi medico-legali riguarda quel 10% dei dentisti che lavorano in un posto. E questo credo dice già tutto. Ho detto, e veramente mi arrivo al termine, avrei parlato anche del Servizio Sanitario Nazionale, nel quale io lavoro, tra l'altro. Noi abbiamo avuto la riforma sanitaria, quella del 78, che era eliminata con tanti difetti, ma aveva un pregio che puntava molto sulla prevenzione primaria. È stata una riforma smantellata, è arrivata poi la riforma sanitaria del 92, che ha previsto la aziendalizzazione della sanità. Che cosa è successo alla sanità dal 94, anno in cui è entrato in regime questa riforma sanitaria? Sono esplosi i contenziosi medico-legali. Prima quasi non c'erano.
anche questo non ci viene raccontato. Sono 7-8 miliardi di spese sanitarie per i contenziosi medico legali, una cifra enorme. E termino con due citazioni, poi ho terminato. Questo è Rudolf Virchow, padre della medicina sociale. Ho messo questa frase perché secondo me è sempre attuale. Il miglioramento della medicina potrà alla fine prolungare la vita umana, ok, ma il miglioramento delle condizioni sociali può raggiungere questo risultato più in fretta e con maggiore successo, è quello che vi ho detto fino adesso. Se fosse vivo aggiungerebbe a condizioni sociali, non perché è qui a Iste, ma aggiungerebbe anche condizioni ambientali, perché effettivamente è così. Poi sono andato sul sito dell'Iste e in pratica nella missione si dice la stessa cosa, i medici sono una categoria di opinion leaders che si sta sempre più rendendo conto sulla base della loro esperienza quotidiana della necessità di impegnarsi non solo in campo diagnostico-terapeutico, ma anche in quello della prevenzione e della identificazione dei fattori di rischio. E io termino invece con richiamandomi sia a Virchow che a Risde, dicendo che con un auspicio che i medici cerchino di essere, evitino di essere trasformati in venditori di prestazioni sanitarie. Bisogna che i medici riscoprano il ruolo sociale, quello di cui vi ho parlato fino adesso. Il ruolo sociale qual è? Quello di maestro di educazione sanitaria. Ed è solo con questa nobiltà di intenti che il medico potrà rilegittimarsi di fronte alla società alla quale appartiene. Vi ringrazio. Ringrazio il dottor Alessandro Miranda per questo punto che ci ha dato sui denti. E se qualcuno vuole fargli qualche domanda, prima di passare al prossimo relatore. Tragico portato dell'economia, no? Alimentare.